Oddio! Ti do il pacchetto completo. Sì, dammi 110k. Pacchetto completo. Arrivederci. 110k che devo guidare io. Mamma mia, ragazzi. Bentornati su Officina del Pilota. Oggi insieme a Vincenzo proverò la Nissan 350Z più incredibile che abbia mai visto in Italia. 3 anni, 1200 cavalli e 110.000 euro spesi. Questi sono solo numeri o dietro c'è qualcos'altro? Mettiti le cuffie e vai in fondo al video perché c'è un messaggio importante. Buona visione. Ciao Vincio, come stai? Benissimo, grazie. Grazie per l'invito e grazie per l'ospitalità che avete avuto fino ad oggi. È un piacere averti qua ed è un piacere avere lei dietro di noi. La cura che hai messo su quest'auto qui ha raggiunto un risultato incredibile. Come è nato questo progetto e perché? Beh, tutto è iniziato un po' con i videogame, Need for Speed, e poi per la passione per le auto giapponesi è nata quando ho avuto la fortuna di vivere per un anno, quasi un anno, in Giappone. E quindi, visto e considerato che lì le JDM sono pane quotidiano, mi sono appassionato tantissimo. Ma perché sei andato in Giappone? Sono andato in Giappone perché quando ho iniziato a fare arti marziali, quando avevo 8 anni, e poi ho avuto la fortuna di diventare un lottatore professionista nel 2012, e quindi ho girato un po' il mondo. Ecco. Sono stato in Corea, in Giappone, in Thailandia, ho fatto tantissimi viaggi e venivo in Europa solo per combattere. E ho rinunciato a tantissime cose pur di arrivare al mio obiettivo, che era quello di potermi guadagnare da vivere facendo ciò che mi piaceva. Naturalmente poi accumulando un bel po' di vittorie, fortunatamente, dico sempre, e di denaro, sono riuscito a raggiungere il secondo obiettivo. Sì, il secondo ovvero quello di sviluppare una macchina assolutamente incredibile, la Nissan 350Z, che conosciamo in tanti, che ha un motore V6. Questa ha un 6 cilindri in linea. Ok, perché? Parliamo del motore, perché hai scelto quello? Cos'è che t'ha colpito? Ho scelto il 2JZ semplicemente perché credo che il telaio di quest'auto abbia bisogno di un motore che possa metterla al passo con le altre, anche se comunque è un'auto del 2007, è un'auto un po' vecchiotta, come dicono alcuni, è il V6 aspirato, non per le mie esigenze, per il mio modo di guidare, soprattutto per la mia mentalità, non andava più bene. C'erano tante scelte da poter fare, ma ho optato per questo perché in Giappone viene chiamato King Kong, e che, visto e considerato che King Kong è l'unico, diciamo, essere vivente che possa in qualche modo affrontare Godzilla. Sì. Perché tu avevi la passione anche per Godzilla. Sì, io avevo una passione, ho ancora una passione sfegatata per l'anismo. Sono stato lì, ho avuto il piacere di parlare con gli ingegneri, ho visto le auto che hanno fatto la storia della Nissan. La ZZ Tune da vicino è qualcosa di incredibile, la Z500 del 2007 è straordinaria, larghissima, e quindi niente, avevo optato in un primo momento per l'RB26 o il 28 o il 30, per poi capire che, diciamo, pur essendo un motore molto molto potente, non è altrettanto, diciamo, affidabile e potente come il 2GZ. Dovendo aspettare tantissimo tempo per determinati pezzi, ho optato per qualcosa che mi possa dare le prestazioni ma allo stesso tempo un'affidabilità concreta. Mi hai raccontato anche che il cambio invece è rimasto quello del 350. Sì, abbiamo avuto l'opportunità di poter parlare con parecchi preparatori di Miami, dove non utilizzano, come fanno in Europa,
il Getrag della BMW, sì, ma utilizzano una fusione del cambio tra la 350 e la 370. E devo dire che avevano ragione, perché non abbiamo mai avuto nessuna tipologia di problemi, nonostante i 998 Newton metro di coppia. 998 Newton, sì, per metro di coppia. Abbiamo, cioè, siamo... tu mi vuoi far guidare sta roba qua, sì, oggi? Sì, sì, no. Sì, sì, assolutamente. abbiamo deciso di stare sotto i 1000, poi però abbiamo, va bene così. Sì, perché poi ha anche 1200 1204 cavalli bancati per sì, sono stati all'albero, all'albero, sì, sì, all'albero. Però è stato fatto sempre per un lavoro di affidabilità, è stata fatta una mappa più conservativa. Siamo sotto i livelli, quindi camminiamo su un po' sopra i 1000 cavalli. Diciamo, abbiamo un po' sopra sui 1050-1080 cavalli. Tornando al cambio, c'è sempre abbinato il differenziale autobloccante del 350? Sì, assolutamente. Mi è stato consigliato da più persone, sempre negli Stati Uniti, che diciamo lo swap del 2GZ sul 350Z è molto più, è una cosa un po' più normale, tra virgolette, in confronto in Europa. In Italia ci sono solo io con il 2GZ sul 350Z. È una macchina unica questa. Sì, abbiamo avuto tantissimi problemi per determinati pezzi. In primis... albero di trasmissione in carbonio, che la 350Z monta già un albero di trasmissione in carbonio, ma era troppo lungo. Il motore, essendo un 6 cilindri in linea, andava posizionato un po' verso l'interno dell'auto, aveva bisogno di un albero di trasmissione fatto su misura che potesse mantenere quella tipologia di coppia e di potenza. Quindi abbiamo avuto il primo problema lì. 3 mesi alla dogana, il pacco non veniva sbloccato, e grazie alla mia metà siamo riusciti poi, telefonando tutti i giorni, è solo la punta dell'iceberg. Beh, abbiamo avuto problemi per quanto riguarda determinati pezzi, dalla Wiseco, e poi fortunatamente con le conoscenze giuste siamo riusciti ad arrivare dal mio preparatore a Parma, dove lui in pratica mi ha procurato tutto quello che serviva nel miglior tempo possibile. Certo. Non vogliamo demoralizzare e togliere l'entusiasmo a nessuno, però sappiate che fare un progetto del genere, da come mi racconti, è un calvario. Io sì, ne faccio alcuni molto più piccoli, sì, del tuo, però mi rendo conto di che vuol dire. In più, con l'aumento di cavalli, di prestazioni, sì, la macchina poi va sviluppata anche sotto altri punti di vista. Fatto vediamo anche la quello, ciclistica, vediamo. Sì, anche gli pneumatici sono cresciuti e che sono omologati. Sono omologati, sì. 285 dietro, 245 avanti. Esatto. Ok. Naturalmente l'auto non la prendo spessissimo, se non per uscire il fine settimana qualche volta, se il tempo lo permette. E quindi utilizzo questa tipologia di pneumatici che mi danno molta più sicurezza quando la mescola si riscalda. Essendo una trazione posteriore, avendo tutta sta coppia e tutti questi cavalli, è un'auto da avere, un'auto molto pericolosa, è estrema in tutto. Sì. Tengo a precisare che prima che del lavoro di carrozzeria è stato fatto un lavoro di telaio. Ecco. Infatti 4 anni fa più o meno, sì, su per giù, abbiamo messo la macchina completamente a nudo, e l'ho fatto. Io ho dato 101 punti di saldatura, come si fanno nelle macchine del campionato GT500, in modo da poter superare i 300 km orari senza dover avere il panico di sbandare, e naturalmente per supportare una potenza del genere. Giusto. Quindi mi è stato detto da persone che corrono che bastano un 100 più 1 punti di saldatura per stare in completa, diciamo, sicurezza, e io l'ho fatto anche questo, sempre senza anche sfidare. Se non avevo ancora sviluppato tutta questa potenza, non avevo ancora fatto, diciamo, tutto il lavoro che poi è stato fatto, e senza sottovalutare le leggi della fisica. Esatto, soprattutto perché serve praticamente da idioti poter montare il motore di un missile su un'auto senza preoccuparsi del resto. Non bastano quei punti, no, di saldatura. No. Ecco, no, il messaggio che diciamo sempre deve arrivare chiaro è questo. Vincenzo la macchina la usa una tantum. Sì. Ok, lui dice nei fine settimana, ma per come è messa, per come la vedo io, una macchina già di un po' di anni è perfetta, talmente perfetta. Se
diamo un'occhiata agli interni, ragazzi, cioè lui è arrivato con la coperta, la cover, perché io ho i jeans, mi sono portato la tuta per guidarla perché lui ha paura di graffiarla. Quindi entriamo un attimo nella sua mentalità, quella di un vero appassionato che nella vita si è sacrificato per tante cose, partendo dallo sport, sì, che fai, arrivando a un progetto del genere che richiede un grande sacrificio oltre che uno sforzo notevole economico. Sì, assolutamente, cioè, possiamo tranquillamente parlare di, allora ti do il pacchetto completo. Sì, dammi 110k pacchetto completo. Arrivederci. 110k che devo guidare io, sì, 110k. Con trazione posteriore 1200 cavalli, sì. Cioè, ragazzi, di che parliamo? Numeri alla mano, io sono riuscito, grazie, vabbè, abbiamo provato più volte perché il tempo, non mi interessano i tempi, chiaro, diciamo, però comunque spesso, ma prova, abbiamo fatto comunque il 100-200 in 3 secondi, 8,86. Ancora sì, oggi sì, non riesco bene ad abituarmi alla spinta e tutto sì, il resto, sì. La velocità massima è di 337, fatta, diciamo, sì, mio padre vive in Germania, sai, si fa la battuta, sono andato a trovare amici in Germania, mio padre vive in Germania, quindi ho fatto la Monaco-Norimberga, che è un tratto, è senza limiti. E senza moglie in macchina. No, devo dire la verità che lei è stata la prima a supportarmi su tutto. Coraggiosissima come sì, te, io se l'avessi anche fatto con mia moglie mi avrebbe anche lasciato. Anche nell'investire economicamente, devi farlo, ti sei privato di troppe cose. Mamma mia, ragazzi, complimenti, è lì, non si vede ma è lì. È la sua battuta preferita quando i ragazzi, magari le amiche dei miei... Dai, vieni. Sì. Vieni. Le amiche, sai, le amiche, le fidanzate dei miei amici dicono sempre: allora avete preso casa, allora avete comprato la cucina. No, abbiamo e lei fatto dice, la macchina. No, lei dice, vabbè, la cucina viene dopo, dobbiamo prendere prima la nuova Garrett che... Vieni, avvicinati. Beh, complimenti, allora, è in camera? Ecco, no, dico, sei veramente preziosissima per sì, gli appassionati di auto, sempre, perché non è facile, no? Sai? No, ma infatti me lo dicono tutti, dicono: Vince, datemi sposare subito, perché di donne così non se ne trovano. Quindi sei appassionata anche tu? Sì, sì, sì. Ah, ok, va bene, dai. Il colore che hai scelto, che colore è? Allora, io ho sempre desiderato avere un blu che fosse pieno, ma che non andasse nel viola. E diciamo, dopo 21 giorni di prove con 21 sì, sì, ragazzi, perché vabbè, tu sai che quando aspetti con, diciamo, con tanto desiderio che qualcuno renda possibile i tuoi sogni, allora tu conti i giorni. Almeno io sono fatto così. Sei troppo figo. Mi ricorda un po' il blu della Subaru, sai? Sì, però quando le vedi vicine sono diverse, perché... Vero, sì, è vero. Ci sono, abbiamo... un po' diversi. Io lo amo il blu della Subaru, infatti siamo partiti da quello. Ah. Siamo partiti da quello e dal blu della Yamaha del mitico Valentino. Grande. Sì. Sai che mio figlio si chiama Valentino? Ah, complimenti. Senti, allora, poi sì, abbiamo un bel 6 pompanti, se mi sembra. Questo qua, è l'impianto originale della Nissan GT-R R35 2020, naturalmente con le pasticche da corsa, perché con le pasticche normali non rende molto, non so come sia possibile, ma sembra dal giorno alla notte. Ah. Quindi abbiamo provato sia le normali che quelle lì da corsa, quelle da pista, e devo dire che la differenza si nota. Perché per fermare ci vuole... Per fermarla. Infatti ci vuole. L'unica pecca, diciamo, è che quando si riscaldano, poi, come tutte le auto da pista, iniziano un po' a fischiare e a dare fastidio. Sì. È una cosa che a me dà fastidio tantissimo, però l'importante è che frena. Motore 2GZ GTE, preso da una Supra 6 marce a Miami, spedito in Italia. Preso, devo dire la verità, quando l'ho preso sono stato fortunato, mi è venuto praticamente pochissimo, 6.500 euro compreso di spedizione. Una caccola, sì. Poi smontato completamente, rifatto da capo, tutto forgiato, pistoni forgiati, tutto fatto da, posso dire, sì, da Elettroparma Car di Matteo, di Tommy Gersini, che poi sarei saluto, che è come un fratello per me. Elettronica Infinity 3 AM, curata all'inizio da Lorenzo Lauro, poi successivamente sempre da Tommy Gersini, Matteo Gabbi e Oleg, che è praticamente quello che mi sostiene con l'elettronica e con, diciamo, la gestione del motore.
Turbina? Garrett G35-1050. Un Bareotto? Un Bareotto per l'affidabilità? Sì, un Bareotto per l'affidabilità, può arrivare a 2,2-2,5. Assetto BC Racing per JDM, che è completamente diverso da BC Racing per le auto normali. Costa di meno, ma è molto più performante. Vediamo, sì. Vediamo. Abbiamo optato per le bobine R8? Sì. Sì, che sono molto molto affidabili e rendono alla grande. Come vedi, tutti i sacrifici stanno qui, sono sì. Qui. Sì, 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 sì. Iniettori da 1300, se non erro. Valvola meccanica. Collettori di scarico, tutti completamente... Tutti fatti a mano. Tranne il collettore d'aspirazione che, vabbè, è stato preso sempre negli Stati Uniti. Alcuni pezzi vengono di provenienza degli Stati Uniti, altri dal Giappone. Bello. Me lo accendi un attimo? Assolutamente. Sempre degli innesti molto croccanti, come dico io, passatemi questo termine, è precisissimo, quasi calamitato, meraviglioso, un suono indescrivibile. Pensavo cambiasse un po' il suono con il 2JZ, però il timbro è quello. Anche se quando apri poi somiglia sempre di più al 2JZ, forse è per il fatto che comunque il 2JZ comunque è sempre un solo scarico diretto, sì. Mentre qui comunque bisogna doppio scarico, quindi c'è la Y che la fa da padrone. È una cosa pazzesca, tu sei matto. Che cos'è questo suono, ragazzi? Che cos'è? È pazzo. Sentila. Indescrivibile. Sì.
forte, la coppia, sì, la spinta, sì, che ha, te l'avevo detto, ti sposta il corpo completamente, non riesco neanche a vedere bene la strada, che mettere la marcia giusta diventa anche più complesso, e poi sono tante le informazioni che ricevi, sì, un coinvolgimento assurdo, non indifferente, e anche chi è abituato, ecco, a portare macchine abbastanza veloci come me c'ha bisogno di tempo per capirla. La cosa che più a me premeva era fartela provare. Mamma mia! Perché mamma so mia. Che tu come guidi e perché so come ragioni. Senti che cosa succede là dietro sullo scarico, ragazzi! È veramente bella! Cristo, Cristo, Cristo! Beh, mazza, no, la curva è fantastica! Veramente fantastica! Anche qui mi allargo un pelo! Sì. Quando mi dicessi ma le curve le fa? Oddio ragazzi, cioè veramente è un'esperienza. Sì. Questa è un'esperienza di guida che terrorizza, ma è veramente bellissima, cioè è stupenda, è fantastica, oddio! Madonna! Devi frenare tanto, tanto, sì, tanto, prima, tanto, 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 tanto. Il regalo l'hai fatto tu a me. Il telaio è veramente un pezzo d'acciaio, beh, sì, unico, compatto. Cioè, ho il cuore a 2000. Io già impazzivo per il sound del 350Z, con questo mi sto veramente tenendo delle mutande, scusate il termine, senti come gira, gira benissimo, la sfioro, la sfioro. Madonna ragazzi, cioè, col volante carico è veramente spaventoso da ragazzi. Queste di solito le faccio più forte. Oh zio, tu sei pazzo! Ragazzi, voglio fare una chiacchierata importantissima. Fermi lì, prendetevi 5 minuti della vostra vita, dedicatemeli. Abbiamo l'opportunità di comunicare, di interagire sul canale YouTube, perché qui sotto c'è una colonnina dei commenti e io questi commenti li leggo sempre, anche quelli di chi inopportunamente ti manda a fanculo per invidia o perché è frustrato o perché a volte hanno ragione. Allora, sto anche aprendo uno studio di podcast proprio per fare delle chiacchiere con voi e vi inviterò quelli che perlomeno hanno partecipato sul canale con le proprie auto, con i quali sono rimasto in buoni rapporti, perché per me è importantissimo scegliere il proprietario oltre che la macchina. Se la macchina è un F40, chi se ne frega del proprietario, ben venga, fratello, ma se la macchina è inferiore a quella che è la regina delle regine, io scelgo sempre prima il proprietario. A parte gli scherzi, il proprietario della macchina è importantissimo che mi racconti la sua storia. La persona con la quale io guido deve essere una persona che è in sintonia con me. Sto guidando una roba per la quale lui ha investito una vita, tutti i suoi soldi, i suoi più grandi sacrifici, è la sua più grande passione. La nostra è una passione di nicchia, non è il calcio. Ma noi siamo veri appassionati e siamo legati da queste quattro ruote. Quindi io quando prendo in mano il volante di uno di voi devo avere un rispetto che non finisce più, e soprattutto il proprietario è qui e io comunico con questa persona. Quindi scelgo prima il proprietario e poi la macchina. Fatta questa premessa, te ne faccio un'altra, ma non te ne andare, rimani lì. Il canale Officina del Pilota, il mio canale, ha prodotto 400 video in 4 anni. Di cui la metà o più della metà sono test drive, e nell'85% dei casi sono andato in quel posto su quella strada lì che conosco abbastanza bene. Vado su quella strada perché voglio avere un termine di paragone cambiando e guidando auto differenti, ovvero il termine di paragone rimane la strada e poi noto le differenze tra una macchina e l'altra. Quindi questa esperienza che io mi sono fatto di 4 anni è un bel bagaglio e mi sono concesso l'onore di
divulgare questa mia esperienza con voi, sperando che possiate apprezzare, ma lo vedo già che lo fate perché leggo i commenti. Quindi, questa macchina, questo 350Z che va così forte, è una macchina per me, per il mio stile di guida? Tu che sei iscritto da anni, mi conosci, conosci a mena dito cosa mi piace guidare. Ti rispondo di no. Questa macchina non ha i connotati che la fanno mettere nella mia top 5, ragazzi. È ovvio. A me piacciono le Lotus, pesano 800 kg. Di che parliamo? Al massimo arrivo alla Subaru, cattiva, aggressiva, macchina da rally, 4x4, un inferno. E ti ci metto dentro una trazione posteriore, una Porsche GT3 992. E grazie al cavolo, mi direte. Sono solamente gusti miei. Il 350Z è una macchina che mi è sempre piaciuta. È bella esteticamente, ha la trazione posteriore, originale viene con un V6 che suona in maniera celestiale, quindi una macchina da top, non top 5 ma top 10. Quella di Vincenzo è un capolavoro, un gioiello, fa le curve, è esteticamente perfetta. Forse i sedili rossi sono un po' too much per i miei gusti. Siri, zitta. Scusate ragazzi, dicevo, i sedili rossi sono un po' too much, però il colore blu è stupendo, i cerchi che ha messo, cioè contattatelo Vincenzo, comprateveli pure voi perché sono stupendi. Swap 2JZ, vola, è un missile questa macchina, che peserà? 1600? 1700? Non ricordo esattamente, tra l'altro non so se il 2JZ pesa più del V6 originale, non lo so, scrivetemelo nei commenti, non rompiamo i coglioni su queste cose. Ad ogni modo non è una macchina agile da buttare tra una curva e l'altra come se lo facessi con una Lotus. In più, raga, io accendo la telecamera, cioè salgo a bordo, accendo la telecamera, parto su una roba da 1200 cavalli, siamo pazzi, proprio per il discorso che ho fatto all'inizio, il rispetto che hai della macchina, del progetto, del proprietario, lungi da me fare lo scemo. Anche chi ha un gran manico non può non dare del lei a una macchina che va così forte. Di velocità ne fa tanta ed è emozionante, mi vedi urlare, mi vedi strillare, mi vedi godere, perché poi la velocità emoziona, piace, ma poi tra quelle curve, con quel turbo lag, perché una macchina per fare tutti quei cavalli deve avere delle turbine grandi e quindi turbo lag ce n'è, non è proprio una roba che in termini di guida la prediligo rispetto a una Lotus. Però perché non raccontarla nel canale? Perché non raccontare questo progetto da paura di Vincenzo? Perché non ammirare la bellezza del lavoro che hanno fatto? Che ti dico che si guida bene, fa le curve, forse se l'avessi potuta guidare per più tempo sarei andato molto più agile tra le curve, ma ecco, a mio gusto personale, se ti stessi chiedendo che macchine porti sul canale, porto le macchine dei proprietari che stimo come Vincenzo, e ne racconto le storie che sono diverse tra loro. Questa è una storia di un progetto fatto con tanti sacrifici e tanta passione che è venuto bene, perché si guida bene, è velocissima, esteticamente è spaziale e a me ha fatto divertire. Ma non è la mia Subaru, anche io preferisco anche la mia Mini con 230 cavalli tra quelle curve. In autostrada vorrei, in Germania vorrei la macchina di Vincio. Vincio è un ragazzo che avrebbe reso speciale qualunque auto da portare sul canale per la sua educazione, la sua gentilezza, il suo modo di fare, la sua genuinità. Bello, bello, bello. Lui, la ragazza, è Marco. Lui è Marco Aiello, è come un fratello per me. Un bel gruppo di persone pure, belle, sincere, come piace a noi, che potete scrivere e dire quello che volete, ma intanto quel ragazzo è figo perché ha realizzato un sogno. Quindi io ti dico, proviamo tutti a realizzare un sogno, più grande o più piccolo. Lui ha avuto la forza di spendere quei soldi grazie ai suoi cazzotti, che ne ha dati tanti, e ha fatto un mega progetto. Ma non è detto che un progetto più piccolo da 10, 15, 20 mila euro non possa essere una grande soddisfazione per voi. Questo è uno di quei video in cui io ho visto tanta passione e voglio ringraziare Vincenzo. La macchina merita, è bella da guidare. Vincio, volevi sapere che ne penso? Penso che hai fatto una supercar. Hai fatto veramente una macchina da paura, bellissima, non cambiare nulla. Io il turbo lag non lo amo molto, ma perché ho uno stile di guida diverso, ok? Sei un grande.
e iscrivetevi al canale. Ma l'ho visto quando stavamo. Grazie. Sei veramente una bella, bella persona. Non vedevo l'ora di fare questo video con te. Grazie. Io ti ringrazio di cuore. Grazie, Marco. Per averci portato questa meraviglia sul canale. Signori, vi invito qui nel podcast. State con me. Vi voglio bene. E mettetevi le cuffie, però.